Bentornati focacciotti, benvenuti su questo nuovo episodio di Rayman Legends. Io sono al limite, un pochino euforico perché mi sono sbranato una bellissima barretta di cioccolato. E cominciamo subito con Orchestral Chaos. Un'ottima cosa per cominciare. È da tempo. Corri con R... Ok. Non l'ho mai fatto questo livello, vediamo un attimo cosa mi aspetta. È carinissimo questo livello. Oh, ne ho mancato uno. No! Lo prenderò. Oh, se lo prenderò un giorno. Questa la rifaccio offline, eh? Non vi preoccupate. Anche questa merita. Guarda che trip. Che morte orribile. Non mi dica ma la fa ricominciare. Capisco mancare un cosetto che vi deve salvare un teens. Che era il giubbare. No, vabbè, è così preciso. È stupendo. No, che roba. Che roba. Davvero. Mi dispiace per la regina. La rifarò. Questa cosa mi è piaciuta in casino, eh. Preferisco quella del rock. Va bene, bene. Cominciamo. Stiamo sbarlando. Adesso passiamo avanti. Sì. Ok, è fantastico, hai salvato questo mondo dagli incubi. Ti meriti proprio 5 gratta fortuna. Proprio non volevo altro. Andiamo a Fiesta Muertos. Muertis, come si pronuncia. Bene, quella è già che cos'era. Sono curioso. Sono curiosissimo. Come ti chiami? Estelia, ti verrò incontrare. Andiamo qui. Non so nemmeno come si chiama. Benissimo, abbiamo subito un nemico. Che è successo? Papera. Sono una bellissima papera. Oddio, che bellissima. Corri. Amichetto, ok. Ma non è che mi può trasformare in un'altra... carinissimo, per l'amore del cielo. Ah, è quello? Scusa. Ma non posso prenderlo. Tieni tondo per far mangiare la torta. A chi? Ah, ok, l'abbiamo già mangiato. No, davvero incasinato. E li prendo tutti, no? No? No! Ma che cosa terribile! Non li prendo neanche, mamma mia! Comincia ad essere pressimo. Dai, dammi il cuore. Ok. Solo il primo passaggio mi serve. Molto lento sto livello. Corri paperella, corri! Oh, è questo qua sopra? Ma va. No! Guarda come ci muoio. Perché ricresce la torta, no?
Ma vai da questa parte. Dio, quanto odio sto pezzo. Sono quasi uno. No. Buono. Vattene. No, raga, questo mi porta via un sacco di tempo. Davvero un sacco di tempo. Vieni qui. Via, 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 via. Che devo far lì? Beh, non c'è niente di scoprirlo. Cado? Ce l'ho fatta. Vattene, 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 vattene. E come faccio? Dire che c'ho l'ansia è dire poco. Potevo farlo prima. Potevo. C'è qualcosa che mi deve dire là? Perfetto, non ci posso più andare. Mangi tutta la torta, per amor del cielo. Mangi tutta la torta. Guarda, non mi interessa neanche riprenderli. Mi sento una brutta persona. Sì, certo, però mo devi ricrescere. Oh cacchio, questo è il livello più brutto che abbiamo fatto. Buono. Vai, ricresci l'ultimo pezzo. Buono. No. Fa veramente un bordello. L'odio. L'odio la festa del Muertes. Io non vedo l'ora di finire sto livello. Basta oltre. No, cucciolo. No, oh, sarà un trauma. Mamma mia. Pussa via. Fai che scava, va. No, no, farò tutto offline, ragazzi. Farò tutto offline. Ma chi te sei? Chi te sei? Ma le cose si stanno a complicare brutalmente, eh. Non voglio più giocare a questo gioco. Porca vacca. Ah, ne abbiamo salvato uno, eh. Io lo so che là sotto ce n'è uno che mentre... Ma è una torta questa? Può risalire? Lo rischia? Potevamo rischia. C'è un altro minion. Bella, qua ci muoio. Porca vacca. Solo lì dovevi andare? Io odio essere una papera. Mamma mia. No, Marim. Oh. No. Pensavo che ero già morto. Buono. Buono. Che vita terribile. Concentrazione. La faccia del terrore. Che cacchio c'è qua sotto? Ma perché no? Pure a tempo per giunta, no?
come se non bastasse. Pure le cose scivolose. Oh, che bel livello del cacchio. Adoro già sti livelli. Già mi sto preparando. 10 minuti solo così. Mi sa che si allungano i livelli, eh. Oh, se si allungano. Non voglio più giocare. E io sto gioco non lo voglio più fare. Oh, se non lo voglio più fare. Ne abbiamo sbloccati altri. Nella tua valigetta aprila, ma certo. Facciamo questo, facciamone tre sempre. Anche se dura 20 minuti, dai. Che spiritosi. Spero che sia più traumatico del... Mamma, ma... Come morire facilmente. Oh, è questo? L'ha aperto comunque. Oh! Imparerò molto. Come l'impressione che avrei dovuto sbrigare. Vai. Ah, c'era qualcuno lì sopra. Come non lo sapessi. Come se non lo sapessi. Bellissima storia. Che trauma. Dove mi butti? Ma te guarda. È vero, in quell'altro non abbiamo neanche trovato le porte. Ehi. Questo dovrebbe essere un bellissimo gioco per bimbi. Ma chi l'ha inventato era il demonio. Per un attimo ho pensato non ce la facessi. Però penso che sia più facile. Cioè il primo era, il primo non era per niente facile. Questo è già più fattibile. Dove mi butta? No, è una figata sto livello. Ma ce n'è uno là sotto però. Dove sta? Vabbè, non me ne frega niente. Lo so. Mamma mia, mi ha fatto il panica. Dai, abbiamo visto che c'è stato uno là sopra. Portami su, portami su. Quanti so? Ne stiamo a saltare a proposito, eh? Intendiamoci. Mamma mia. Non mi fido più di questi giochi. Ehi! Mannaggia i coltelli. Grande. Che cosa c'è qua sopra? Oh, ma c'è un... un cuoricino. Non mi piace. Ah, entra dentro. Battere. Non male che spero che questo sia un cuore. Ah, ok, non posso più rientrare dall'altra parte. Buoni. Ma guarda quanta roba c'è qua sopra. Vabbè, un altro. C'è qua qualcos'altro qua in fondo? Spostatevi. Non voglio altro sangue. Non voglio morire. Spostati. Non è niente questo, c'ho paura. Entra dentro. Non possiamo entrare dentro. Una mela marcia. Una marciamela! Mi piace il fatto che posso camminare su sulle corde. Prima no, potevo fare. No, davvero. Vabbè, lo manchiamo pure. Twila, twila, twila. Dai che l'abbiamo finito. Allora, ah, o c'è un boss o l'abbiamo finito. Buono.
Abbiamo finito l'altro livello. Farlo sarà un incubo. Prenderli tutti sarà un incubo. Io non so come sbloccherò gli altri livelli, davvero. Non so davvero come sbloccarli. L'odio, già provo l'odio. Oh, se provo l'odio. Che bello, 100. Pezzo marcio. Guarda quanti ce n'ho da recuperare. Guarda quanti ce n'ho da recuperare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci siamo trattenuti un po' di più del troppo. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Datemi un consiglio, presentatemi un altro gioco, che ne so. Io lo so che dovrei portare Minecraft, però sto aspettando la 1.13. E per questo è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Bye!